Bentornati tifosi del Modena. Oggi siamo arrivati all'ultima puntata di Next Generation, la scuola di web radio ideata in collaborazione tra Modena FC, Radiamo e Sportmore. Quest'ultima puntata è stata organizzata dagli Under 14 e come sempre insieme a voi ci sarò io, Filippo Bellei, con i miei compagni di squadra Luca Marchesi e Carlo Forghieri. Gli ospiti di oggi saranno Riccardo Cucchi, un giornalista ed ex radiocronista sportivo italiano, storica voce di Radio Rai 1, e Dalino Dadda, manager di successo ed amministratore delegato di un'azienda, la Vannoncini Spa, che si occupa di edilizia. Maggiori dettagli riguardo questi grandi ospiti ve li daranno i miei compagni. Come al solito, la puntata può essere vista in diretta il lunedì sera dalle 19 alle 20 sul sito Radiamo, sulle pagine del Modena FC o sul canale Facebook di Radiamo. Oppure può essere seguita dall'applicazione gratuita per iOS e per Android sia del Modena FC che di Radiamo e su 1912 Station, il canale ufficiale del Modena FC sulla piattaforma Spreaker. Come al solito salutiamo anche il Salvo Fratello che mi farà compagnia oggi. No, allora, devo dire che mi piace come lo nomini questo Spreaker. Innanzitutto buonasera a tutti, sono tornato dopo pochi istanti in realtà, perché ero in onda fino a poco fa con Mixed Zone. Abbiamo ascoltato le interviste del post partita di Modena, di Albino Leffe Modena, con il successo del Modena, visto che insomma, tu hai già presentato quella che sarà l'ultima puntata, questa 31esima puntata di Next Generation, l'ultima, poi ci saluteremo. Hai già presentato gli ospiti, che poi i tuoi compagni ovviamente andranno a intervistare. Abbiamo parlato però in Mix Zone di calcio giocato, ma ne parleremo anche dopo in Next Generation, perché in tua compagnia parleremo, intermezzo tra i due ospiti, anche di quello che è stato il vostro primo impegno. Finalmente siete tornati in campo. Esatto. Beh, è stato bello, immagino, stato, no? Molto bello, molto emozionante. Bello. Poi al Garilli di Piacenza, quindi insomma, in un grande stadio. Esatto. Beh, insomma, meglio di così non si poteva assolutamente ripartire, ma ne parleremo dopo, come detto. Quindi ti invito, Filippo, a presentarci subito il tuo primo compagno e andiamo subito con la puntata, vai! Il primo compagno è Carlo Forghieri, per ora è infortunato perché si è fatto male un dito. Però è il nostro terzino di fiducia. Terzino di fiducia, infortunato, quindi ieri non ha potuto giocare, no, praticamente. Giocato. Peccato, vabbè, Carlo, allora adesso ci raggiunge postazione, ma con te, Filippo, ci vediamo tra qualche minuto. Va bene. Beh, come detto, quindi abbiamo Carlo Forghieri, che è il primo degli speaker, anzi il secondo, visto che Filippo ormai è un abitué, tendo a non considerarlo più come uno speaker dell'Under 14, uno di noi nella famiglia di Next Generation, è stato qui più di una volta. E invece c'è Carlo adesso che sei all'esordio, Carlo. Puntata finale, arrivi tu, esordio assoluto in Next Generation. Beh, come intanto buonasera. Buonasera. Come ti senti? Come sei emozionato? Un po' sì. Beh, dai, però rompiamo subito il ghiaccio. Allora, visto che non ti conoscono i nostri ascoltatori, perché tu non sei ancora, è la prima tua prima puntata all'ultima puntata del nostro Next Generation, ti invito a presentarti, parlo un po' di te. Ci ha detto Filippo che sei un terzino. Sì. Io sono Carlo Forghieri, ho 14 anni. E appunto adesso, come ha detto il mio compagno Filippo Bellei, sono infortunato. Quindi purtroppo? Come mai? Non indaghiamo, però insomma è stato, spero, una sfortuna, insomma, sì, direi, no? Molta. Peccato, capita. Sì. Quindi, prego. Quindi appunto credo di aver finito la stagione, cioè spero di no, però mi sa che è così. E adesso riniziava anche il campionato, quindi mi dispiace molto saltare le uniche partite che abbiamo fatto quest'anno. Peccato. Sfortuna, purtroppo ci sta anche per voi che siete atleti molto giovani. Ma insomma, Carlo, quello che ti volevo chiedere è: attendevi sicuramente di tornare in campo e purtroppo sì. Questo è stato un momento non opportuno per infortunarsi. Ma sei stato con i tuoi compagni ieri in trasferta? No, perché l'avevo chiesto anche al mister se potevo andare, solo che se ci fossi andato avrei dovuto guardare la partita da lontano e quindi non valeva la pena, diciamo, purtroppo. No, cioè, non la vedevo neanche. Ecco, purtroppo la situazione è complicata, ovviamente, sì, con
Il Covid, tra l'altro, non c'è ancora la possibilità di tornare allo stadio, anche se abbiamo visto un po' i primi tifosi tornare in campo nella finale di Coppa Italia, che si è disputata qualche giorno fa con la Juve che ha vinto ai danni dell'Atalanta. Visto che abbiamo aperto questo capitolo, tu che squadra tifi? Rispondi bene, mi raccomando, perché qui c'è un... Oh, io tifo Milan. Vabbè, dai, guarda, fai felicissimo il nostro Edo Pagani, che è qui vicino a noi, che sicuramente apprezzerà questo tuo tifare questa squadra che purtroppo dà spesso dolori, ma a volte dà anche delle emozioni. Insomma, come quella di ieri, sei stato contento per la qualificazione in Champions, immagino. Sì. L'hai vista la partita con l'Atalanta di ieri? O... Sì, sì, l'ho vista. L'hai vista? Sì, dai, è andata bene, diciamo. Cioè, ci siamo qualificati in Champions. Meglio di così. Poi dopo tanti anni, insomma, direi che era finalmente l'ora. Come l'hai visto questo Milan? Diciamo che ha giocato bene e comunque ha ottenuto il risultato che voleva. Direi che non ci possiamo lamentare, insomma, dal punto di vista dei tifosi milanisti. Ma ti invito, visto che ce l'abbiamo in collegamento, a presentare già il nostro primo ospite. Vai, Carlo. Allora, il nostro primo ospite è Riccardo Cucchi. Sì. E si è laureato in lettere alla Sapienza. Sì. Ed è stato assunto appunto in Rai nel 1979. E, è stata prima, poi inoltre è stato anche la voce di Tutto il Calcio minuto per minuto per 23 anni. E appunto ha anche raccontato 19 scudetti. Sì. E ha commentato 8 Olimpiadi e 6 Mondiali di calcio. E anche appunto il mondiale di calcio che comunque tutti ci ricordiamo, ovvero quello in Germania del 2006. Beh, tutti ci ricordiamo. Tu di che anno sei, Carlo? 2007. Che sfortuna, peccato, vabbè. Peccato. Però comunque ho visto molti video. Allora io andrei a salutarlo se c'è in collegamento il nostro Riccardo. Ciao Riccardo, ci sei? Buonasera, buonasera, buonasera Carlo, grazie per la bella presentazione, buonasera a voi, un saluto ai vostri radioascoltatori. Grazie, grazie Riccardo. Ti è piaciuta quindi la presentazione di Carlo? Ti dico che ha studiato. È stata perfetta, perfetta, complimenti, documentata, corretta, magnifica. Bene, allora ti lascio subito nelle mani di Carlo. Vai con la prima domanda per il nostro Riccardo Cucchi. Quando hai iniziato la tua carriera da giornalista? Pensavi già di diventare un cronista sportivo? Era il mio sogno, Carlo, era il mio sogno. Alla tua età inventavo radiocronache a casa. Sai, io sono nato in tempi in cui la televisione ancora non trasmetteva il calcio come oggi, quindi la radio era l'unico strumento a disposizione. Io ascoltavo le voci di grandi radiocronisti del passato, Ricciotti, Provenzali, voci meravigliose, e sognavo di fare il loro mestiere. Mi inventavo radiocronache a casa, guardando l'album delle figurine, pensando e sognando di poter fare questo mestiere. Certo, non ero sicuro di riuscirci. Poi alla fine sono stato fortunato, sono riuscito a entrare in quella meravigliosa redazione e ho cominciato a fare le radiocronache per davvero, guardando le partite. Vai Carlo. Mio nonno inoltre anche mi ha detto che Nando Martellini è stato un altro famoso cronista sportivo. So che ha commentato i mondiali dell'82 e tu lo hai conosciuto? Sì, assolutamente. Sono stato fortunato anche da questo punto di vista. Ho conosciuto tutti i più grandi radio telecronisti della storia della RAI. Certamente Martellini è stato tra i più grandi, è stato un maestro per la mia generazione. Sai, questo è un mestiere, Carlo, che si impara soprattutto a contatto con i grandi. Tu devi rubare, essere capace di rubare un po' del loro mestiere, ascoltandoli, osservandoli, capendo come raccontano il calcio, imparando da loro come si fa a raccontare una partita di calcio. Sai, è un po' come quando si entra, quando un apprendista entra nella bottega di un artigiano che magari è bravo a creare meravigliosi oggetti di creta, no? Deve guardare le mani di quell'artigiano mentre compone i suoi disegni, rubare i suoi gesti. È quello che ho cercato di fare. Per fortuna ho avuto appunto il grande onore di affiancare questi straordinari maestri della voce e della narrazione e ho cercato di imparare da loro. Spero di esserci riuscito, naturalmente. Riccardo, io rubo lo spazio a Carlo ogni tanto perché insomma qualche curiosità viene anche a me. Ma ovviamente, insomma, questo tuo apprendere da quelli che sono stati i tuoi predecessori, perché poi alla fine tu sei stato prima voce di Tutto il Calcio minuto per minuto, prima di te ci sono stati nomi molto importanti, hanno anche un po' cambiato, forgiato quello che poi è il linguaggio che hai utilizzato tu nel raccontare le partite. Cioè,
qualche spunto preso da loro poi ha modificato anche il tuo modo man mano di fare radiocronaca? Assolutamente, ma sai, la radiocronaca evolve, il linguaggio delle radiotelecronache cambia con il cambiare del calcio, con l'evolvere del tempo. I linguaggi che si usavano negli anni 30 con il nonno di tutti noi, Niccolò Carosio, il primo ad inventare il racconto di una partita di calcio, sono cambiati. Certo. Sono linguaggi che certamente si sono adeguati anche al gusto. E ogni epoca io credo che abbia i suoi narratori, i radiocronisti e i suoi telecronisti adatti per l'epoca nella quale hanno raccontato il calcio, e avviene anche oggi naturalmente, siamo naturalmente tanti radiotelecronisti bravi ci sono anche oggi, sì. E però il cambiamento c'è, però i presupposti sono sempre gli stessi. Il racconto del calcio è fatto di cose semplici, la prima e più semplice di tutte è raccontare alla radio soprattutto dov'è la palla, perché soltanto raccontando dov'è la palla si consente a chi ascolta la radio di capire il campo, di vedere il campo e di capire come si sviluppa l'azione, e su questo devo dire non è cambiato quasi niente. Certo, vai Carlo. E prima Riccardo tu hai detto che hai conosciuto comunque tante persone adulte comunque nel mondo dello sport, della telecronaca, così. E tu hai conosciuto anche Francesco Totti? Ho conosciuto Francesco Totti, sì, ho avuto il piacere di conoscere Francesco Totti, devo dire ne ho conosciuti tanti, perché sai, ho raccontato il calcio, tu non eri ancora nato, in un periodo in cui l'Italia era ricchissima di campioni, gli anni 80-90 per essere chiari. Francesco Totti è stato uno dei più grandi giocatori del nostro calcio, ma insieme a lui tanti altri ho avuto il piacere di raccontare, di vedere, penso a Roberto Baggio, penso a Diego Armando Maradona, a Michel Platini, che ho avuto il piacere di conoscere, penso ad Alessandro Del Piero, tutti i giocatori che hanno scritto pagine meravigliose del calcio e che ho avuto il piacere di intervistare, di vedere mentre correvano sul campo con i miei occhi, di raccontare le loro gesta, ma anche poi di conoscerli, no? Quindi capendo anche cosa ci fosse dietro il calciatore, perché nel campo è difficile nascondersi. Quello che sei in una partita di calcio emerge sempre, e se dietro c'è un uomo fatto di cose importanti, di valori, sul campo si vede. E credo i giocatori più importanti hanno dimostrato sempre di avere anche valori umani, oltre che naturalmente qualità tecnica. Quindi non era così male come lavoro, cioè. Lo vorrei fare. Non ho capito, perdonami Carlo, non ho capito. Non era così male come lavoro. No, direi proprio di no, Carlo, hai detto bene, ma lo sai, non è facile, io ci sono riuscito, sono stato fortunato naturalmente, ho vinto un concorso, poi mi sono costruito da solo il percorso, ma insomma sono stato fortunato, ma trasformare la propria passione, perché la mia era davvero una passione per il calcio e per il racconto dello sport, in un lavoro è qualcosa di straordinario, è una qualcosa che capita raramente. Quando sono entrato per la prima volta nella redazione dove c'erano tutti questi grandi maestri che io conoscevo per averli ascoltati, e sai, è stato un po' come per un bambino entrare nel paese dei balocchi. Io ero giovane, avevo 26 anni, mi sono trovato davanti a questi mostri sacri e poi sono andato a conoscere i calciatori che conoscevo attraverso le figurine, perché ho collezionato figurine, non so se lo fai anche tu, io lo facevo, le figurine per tanti anni, e a quel punto le figurine mi si trasformavano in personaggi che potevo intervistare, con i quali potevo parlare, quindi era veramente un gioco meraviglioso trasformato in lavoro. Io comunque ho saputo che lei ti fa la Lazio, giusto? Sì, l'ho detto però dopo aver smesso di lavorare, sai Carlo, perché io sono sempre stato convinto che non si debbano manifestare le proprie passioni. Io sono tifoso come tutti, del resto è impossibile avvicinarsi al calcio se non si parte da una squadra del cuore. Certo. E io da ragazzino andavo allo stadio, all'Olimpico, sono di Roma, e tifavo per la Lazio. Però nel momento in cui tu vai al microfono e parli a tutti, parli ai tifosi di tutte le squadre, tra l'altro ho raccontato tante partite anche a Modena, il Modena, glorioso Modena, devi essere distaccato, devi essere distante, non devi prendere posizione, non devi prendere parte, devi raccontare le cose come le vedi e devi rispettare soprattutto tutti i tifosi, di qualunque colore essi siano. E quindi era secondo me doveroso che loro non sapessero
che avevo una squadra del cuore. Quando mi domandavano, e è capitato tante volte nell'arco di 40 anni, ma lei per quale squadra tifa? Io dicevo sempre, se c'è una squadra nel mio cuore lo saprete soltanto quando avrò smesso di lavorare. E dopo l'ultima radiocronaca ho potuto rispondere che sì, c'era una squadra nel mio cuore ed era la Lazio. E perciò è stato difficile nascondere questa fede? No, non è stato molto difficile, sai, ti confesso che non è stato difficile, perché alla fine quando sei lì, e me l'hanno insegnato i grandi maestri, sai perfettamente che parli a tutti, parli a quelli che vivono a Bolzano, a Modena, a Torino, a Roma, a Napoli, in Calabria, a Reggio Calabria, a Palermo, a Cagliari, sono tutti uguali per te quando racconti la partita, quindi devi rispettarli, e il modo per rispettarli è quello di raccontare le cose come le vedi. E anche quando mi toccava di raccontare la Lazio, ovviamente la raccontavo come fosse una squadra come tutte le altre, raccontavo quello che vedevo, i fatti, e non cercavo assolutamente di partecipare né per una squadra né per l'altra. Soltanto in un caso io credo che sia possibile che il radiotelecronista manifesti una passione in più, quando naturalmente gioco la nazionale, perché la nazionale è la squadra di tutti. Ho raccontato per 20 anni la nazionale e lì, senza esagerare, mi sono lasciato andare alla passione per la squadra azzurra, perché era la nostra squadra, la squadra di tutti gli italiani. Ma Riccardo, ti volevo chiedere, è vero questo che dici, chiaramente è condivisibile, sono d'accordissimo con te, va nascosta, insomma, tra virgolette, nascosta la fede, o comunque va messa da parte in quei momenti, però... E io ricordo, perché sono un po' più grande di Carlo, che quando la Lazio vinse lo scudetto, la tua voce, che raccontava, se non sbaglio, Perugia Juventus probabilmente, venne passata nello Stadio Olimpico. Sì. Se non ben... da un certo punto di vista, parlare, tra virgolette, alla tua gente, nel senso ai tifosi del club per il quale tifi tu, comunque immagino sia stata un'emozione particolare, poi immagino tu l'abbia saputo dopo probabilmente. E infatti non lo sapevo, non sapevo affatto che la mia voce andasse in diretta all'Olimpico, perché tutte le partite erano finite, come ricorderai. Sì, sì. Il secondo tempo di Perugia Juventus andò in scena un'ora, un quarto dopo, esatto. La Lazio aveva smesso di giocare, quindi io ho saputo dopo, tornando a Roma, tra l'altro da mio figlio, che tifoso della Lazio, era lì in mezzo al prato dell'Olimpico, mi raccontò poi la sera quello che era avvenuto. In quel momento io parlavo alla radio, non sapevo naturalmente che sarei stato ascoltato all'interno dello stadio, parlavo alla radio e parlavo di una partita che stava evolvendo in un certo modo, cioè con la sconfitta della Juventus imprevedibile. Sì. In quel momento sapevo che poteva succedere qualcosa di straordinario, cioè che mi potesse capitare la fortuna di gridare Lazio campione d'Italia, ma stavo pensando anche ai tifosi bianconeri quanto stessero soffrendo in quel momento, no? Certo. Quindi ecco, la cosa più importante di chi fa questo mestiere è accompagnare la gioia di chi vince, questo sì naturalmente, ma non ferire mai chi sta perdendo, quindi avere rispetto anche per chi perde, e quindi raccontare quella partita con molto distacco, con grande partecipazione, cercando di tenere sotto controllo il vulcano che nel frattempo stava eruttando dentro di me, perché io quello scudetto l'ho raccontato dopo aver vissuto nel 1974 in curva, ecco. Lo scudetto, il primo scudetto della Lazio, quello vinto da Tommaso Maestrelli e dalla squadra di Chinaglia, quindi fu davvero un'emozione incredibile anche per me. Beh, chiaro. Vai Carlo. Oltre alle varie Olimpiadi, Mondiali che hai commentato, avresti voluto commentare anche un altro evento sportivo? Ma guarda, devo dire, anche su questo sono stato fortunato, perché ho raccontato tante Olimpiadi, ho raccontato tanti sport nelle Olimpiadi, non soltanto il calcio. Ho raccontato l'atletica leggera, ho raccontato il canottaggio, ho raccontato la scherma, tanti sport, tanti, davvero tanti. E diciamo che non me ne è sfuggito quasi nessuno, ho fatto anche radiocronache di ciclismo, di motociclismo, quindi devo dire ho fatto un po' di tutto, come deve essere per chi fa questo mestiere, non puoi fare soltanto uno sport e riconoscerne il più possibile, soprattutto quando poi sei chiamato a raccontarli alle Olimpiadi. Ma se tu mi domandassi, c'è qualcosa che vorresti fare che non hai fatto? Beh sì, sono sincero, c'è una cosa che vorrei fare che non sono riuscito a fare, e sarebbe quella di raccontare una partita di calcio femminile. Non ho mai avuto il piacere di raccontare una partita di calcio femminile,
sto seguendo l'evoluzione del calcio femminile, secondo me straordinaria, sì. Mi sto appassionando attraverso la televisione e ti dico che forse questa è una cosa che avrei voluto fare davvero, raccontare una partita di calcio femminile. E tra l'altro, piccola parentesi, la Lazio, adesso andiamo, diamoci, visto che ci siamo entrati in questo argomento, la Lazio proprio l'anno prossimo disputerà il campionato di Serie A, quindi potrebbe essere interessante da questo, da questo punto di vista. Ma sì, sono felice per le ragazze, tra l'altro allenate dalla bravissima Carolina Morace, sì. Grande esperienza, grande capacità tecnica e tattica, ma soprattutto di fare gruppo. È un grande traguardo per la Lazio Women, grande traguardo. Giocare in Serie A sarà molto difficile, perché sappiamo perfettamente c'è un grande distacco tecnico, diciamo un grande gap tecnico tra Serie B e Serie A, e soprattutto in Serie A ci sono squadre, signore squadre, la prima è la Juventus, che ha vinto il titolo anche quest'anno, vincendo tutte le partite, esatto. Che ha giocato tutte. E poi naturalmente grandi squadre come quelle del Milan, della Fiorentina, quindi non sarà facile per la Lazio, però è importante evidentemente giocarsela in Serie A tra le migliori. Certo, vai Carlo. Tu hai commentato 8 Olimpiadi, no? E qual è stata la più prestigiosa secondo te? Ma sai, sono tutte belle le Olimpiadi, non so se tu hai avuto la fortuna, penso di sì, di viverla attraverso la televisione, sono i momenti di sport più belli in assoluto. Quest'anno saranno a Tokyo le Olimpiadi, come tu sai, ti capiterà sicuramente, anzi fallo, guarda le Olimpiadi, sono bellissime, perché le Olimpiadi sono un incrocio di giovani, giovani di tutto il mondo che si incontrano in una città e per 20 giorni sono insieme, gareggiano, si sfidano ed è bellissimo. Tutte le discipline sportive insieme, tante storie, tanti personaggi, ne ho conosciuti tanti e mi sono piaciute le storie che poi andate a scoprire, anche perché molto spesso questi ragazzi sono semi sconosciuti, non sono così popolari come i calciatori o come i tennisti, sono ragazzi che devi scoprire e andando a scavare poi scopri delle storie bellissime. Devo dire che tutte le Olimpiadi mi sono piaciute, quelle che ho fatto. Ho un ricordo particolarmente caro, ma per me, per fatti personali, delle Olimpiadi di Seul 1988, un tempo lontanissimo per te, Carlo, lontanissimo, perché furono veramente Olimpiadi straordinarie, gestite in modo straordinario, e perché c'è una medaglia in particolare che ricordo con grande affetto, che ho avuto il piacere e l'onore di raccontare, la vittoria nella maratona, la gara più lunga, la conoscerai senz'altro, dell'atletica leggera, la corsa su strada, vinta da Gelindo Bordin, primo italiano nella storia delle Olimpiadi a vincere la medaglia d'oro, con una rimonta straordinaria, negli ultimi metri, 41 chilometri, sugli ultimi metri uno scatto da velocista, era terzo, superò i due atleti africani che erano davanti a lui ed entrò solitario all'interno dello stadio di Seul, stracolmo di persone, di pubblico, acclamato da pubblico, e fu un trionfo il suo ultimo giro di pista. Ricordo ancora nitidamente quando tagliò il traguardo, si inginocchiò sulla pista rossa di atletica leggera, qualcuno gli portò una bandiera italiana e lui la mise sulle sue spalle, poi si chinò e baciò la pista di atletica leggera, felice naturalmente di aver vinto una medaglia d'oro straordinaria e storica, ripeto, la prima nella maratona per l'Italia. Prima, io ho parlato anche di Nando Martellini, che appunto lui ha commentato i mondiali nell'82, e tu hai scritto appunto un libro intitolato La partita del secolo, che racconta della gara dell'Italia, appunto. E che emozione hai provato scrivendolo? Libro. Sì, la partita del secolo, quella della quale parlo naturalmente, non è la finale dell'82, è una partita storica, magari ne hai sentito parlare, lontanissima nel tempo per te, perché era il 1970, io avevo soltanto 17 anni, ero uno studente di liceo, quella partita io la vidi in televisione perché all'epoca fu il primo mondiale, quello interamente ripreso dalla televisione, nel cuore della notte, perché la partita si giocò a mezzanotte, perché i mondiali erano a Città del Messico, esatto. In Messico, e la partita iniziò a mezzanotte e finì alle 3 del mattino, e ti assicuro che non era facile per quell'epoca, per giovani della mia età, rimanere svegli fino alle 3, avere il permesso, tra virgolette, di rimanere svegli fino alle 3 del mattino non era una cosa facile. La vidi con mio papà, ma fu entusiasmante, perché la partita finì 4-3 per l'Italia, con una serie rocambolesca di situazioni, di vantaggi,
del pareggio della Germania, che si era poi riportata in vantaggio, del pareggio dell'Italia, del nuovo vantaggio della Germania, una cosa meravigliosa, una partita incredibile che è passata alla storia come la partita del secolo proprio per le emozioni che aveva suscitato. Io la vidi ascoltando la telecronaca di Martellini e ho voluto raccontarla di nuovo, andando anche a scoprire tante storie di tutti quei ragazzi che giocavano a pallone in quella meravigliosa notte di Città del Messico. Ci ho scritto un libro, in qualche modo anche per replicare, in qualche modo per rifare, tra virgolette, scritta, la telecronaca, la radiocronaca che avrei tanto voluto fare di quella partita. Non potevo farlo perché ero troppo piccolo per poterlo fare, però mi è divertito molto raccontarla di nuovo, anche per chi magari alla tua età non ha avuto modo di viverla, magari leggendo quel libro, se ti andrà un giorno, scoprire perché quella partita è stata così bella ed è ancora così profondamente presente nella memoria di tutti noi, perché fu una partita unica, irripetibile, epica. Sì, un giorno lo leggerò. Bene, ne sono contento. Poi voglio dire, è un successo, perché altrimenti avresti già potuto dire guarderò la partita su YouTube, invece. Per fortuna. Infatti mi fa molto piacere, sai, nella dedica, la dedica che ho fatto nel libro, ho dedicato quel libro a mio papà, perché naturalmente mio papà non c'è più, con lui ho visto la partita, e l'ho dedicata a mio figlio, che naturalmente non era nato, proprio certo, con questo specifico obiettivo, ricordare a chi l'ha vista, ma soprattutto far capire a chi non l'ha potuta vedere perché quella partita è così importante. Sì. Come Carlo? Ora che sei in pensione, ti manca il tuo lavoro? Il lavoro mi manca, nel senso che il lavoro che ho sognato di fare, che sono riuscito a fare, però sono anche consapevole che tutte le cose hanno un inizio e una fine. Quindi non bisogna star lì a piangersi addosso, no? Quando finisce anche l'avventura più bella, bisogna accettare il passare del tempo. Quindi non ho nostalgia, sono contento di aver fatto questo magnifico lavoro. Mi piace ancora vedere calcio, quindi mi cibo ancora di calcio, qualche volta quando è possibile, in questo momento non è possibile, speriamo che lo sia di nuovo presto, vado allo stadio perché mi piace vivere l'atmosfera dello stadio, non vado più in tribuna stampa, non sono mai più andato in tribuna stampa da quando ho smesso a lavorare, vado in mezzo alla gente, vado in curva, vado nei distinti, in mezzo al pubblico, in mezzo ai tifosi, perché mi piace vivere la partita insieme a loro, e quando naturalmente non posso andare allo stadio me la vedo in televisione, non perdo una partita, mi piace vivere ancora il calcio come l'ho vissuto quando ero bambino, ma senza rimpianti, Carlo, perché ripeto, bisogna essere capaci di capire che le cose hanno un inizio e hanno una fine, e quando finisce qualcosa non è che finisce tutto, anzi quando finisce qualcosa c'è qualcos'altro che comincia. Per esempio, mi sono messo a scrivere libri, che non è insomma una passione da trascurare, perché poi la scrittura probabilmente è il punto da cui partiamo tutti noi giornalisti, perché poi così va a finire, insomma, sì. Uno parte dal voler scrivere e finisce magari a raccontare, però sono tante facce. Sai, Carlo, se tu mi domandassi in cosa consiste il nostro lavoro, il mio naturalmente, ma anche di tutti coloro che lo fanno al microfono, sai in cosa consiste fondamentalmente il nostro lavoro, Carlo? No. Giocare con le parole. Giocare con le parole, avere tante parole a disposizione, e giocare con le parole, naturalmente giocare intendo dire per raccontare ciò che vedi. Puoi giocare con le parole quando sei al microfono, io ho smesso di essere al microfono, puoi giocare con le parole scrivendole, e io sto scrivendo, ed è un gioco bellissimo, ti consiglio di provarci, giocare con le parole leggendo prima tanti libri, più libri leggi più parole impari, e poi provare a metterle tu per iscritto, ed è bellissimo. Grazie Riccardo. Grazie a te, Carlo. Riccardo, ti ringraziamo, come insomma già anticipato dal nostro Carlo, grazie per essere stato con noi. Ovviamente adesso purtroppo siamo ancora in questa situazione, quando si potrà, se mai ti capiterà insomma di essere dalle parti di Modena, noi in radio ti accogliamo e così ti facciamo conoscere anche Carlo dal vivo. Assolutamente, sarà un piacere per me tornare nella bellissima Modena, magari anche per vedermi una partita, perché no, ecco, mangiare le cose buonissime che mangiate voi da quelle parti, lo so, tutto è buono. Vero. Da questo punto di vista non preoccuparti, sei coperto completamente, non c'è problema, puoi venirci a trovare quando vuoi. Va bene, va bene. Grazie, grazie davvero, un abbraccio, un saluto affettuoso a Carlo. Okay. Bocca al lupo. Grazie a te, ciao. Ciao Riccardo, ciao, buona serata. Ciao a te, ciao.
Bene, Carlo, abbiamo chiuso questa nostra chiacchierata con Riccardo Cucchi, direi sì. Che è stata molto interessante, no? Molto. Ci ha raccontato un po' quello che è il lavoro di un radiocronista e poi ci ha, insomma, anche portato, perché poi lui l'ha detto, no? Si gioca con le parole, chi utilizza il microfono per raccontare, ci ha anche raccontato, ad esempio, della partita del secolo, Italia-Germania 4-3, tra le altre cose sulla quale lui ha scritto un libro, quindi ce l'ha lasciata un po' immaginare, ma ti consiglio, insomma, anche di leggerlo, questo libro, lo leggeremo sicuramente tutti. Allora, Carlo, intanto ti voglio salutare e ringraziare per essere stato con noi. Grazie a te. Ti sei divertito? Molto. Bene, allora, guarda, ti tornerai, non ti preoccupare, sì. Ti rivogliamo qui, Carlo. Grazie, puoi lasciare la tua postazione. Ovviamente chiedo a Filippo di rientrare in postazione per qualche istante, andremo anche a vedere quelli che sono stati, come dicevamo prima, i risultati di questa prima giornata che l'Under 14 ha disputato, perché finalmente sono tornati in campo anche loro, i ragazzi protagonisti di questa puntata, e con il nostro Filippo andremo a vedere quelli che sono stati i risultati, visto che abbiamo già anticipato, avete giocato al Garilli di Piacenza. Come è finita questa, insomma, il primo match? Fortunatamente abbiamo vinto 2-1, ha fatto due gol Luca Marchesi, che è il nostro prossimo speaker, esatto. Quindi abbiamo già anticipato quelli che sono stati gli avvenimenti. Guarda, visto che tu sei a conoscenza di tutto, mi dici i risultati sia del girone X che del girone Y. Il Sassuolo non ha giocato perché era in quarantena. Carpi Sassuolo, esatto, per il girone X. Bologna-San Marino, ha vinto il Bologna 7-0. Per il girone Y, quindi l'altro girone, esatto, del quale non fate parte voi. E sempre nel girone Y, il Ravenna ha perso dal Cesena 8-2. 8-2 in casa, invece, come detto, riposa. Per il girone X, invece, prima giornata, Piacenza-Modena 1-2, quindi i primi tre punti per l'Under 14. Andiamo a vedere anche quelli che sono stati i risultati invece della Primavera 3, con il Modena che ha sbancato il terreno di gioco del Mantova per 3-5. Modena che adesso staziona a metà classifica, al quarto posto. Ovviamente gli altri risultati: Carpi Ravenna 1-0, Cesena Molese 1-0, Piacenza San Marino 1-0. In classifica guida il Cesena a quota 29, segue il Ravenna 26, Carpi 22, Modena 21 e via via tutte le altre. Allievi Under 17 Serie C, invece, anche loro hanno giocato con il Piacenza, invece in casa, però in questo caso 2-2 con il Modena che ha conquistato un altro punticino. Altra gara disputata Pro Sesto Carpi 1-1, rinviata invece per Golettese Renate. Ricordiamo, il Renate era appunto la capolista con la quale il Modena aveva pareggiato nello scorso impegno, e adesso, accompagnato in classifica dal Piacenza in vetta, anche con il Piacenza e il Modena, insomma, Modena che si sta creando un nome da Ammazzagrandi, visto che più Ammazzagrandi da Fermagrandi, visto che le ha fermate tutte e due con un pareggio, e però resta penultimo con 3 punti in classifica. Filippo, andiamo a presentare il secondo speaker, il tuo secondo compagno, visto che ormai già l'hai nominato, autore, esatto, dei due gol. Tra l'altro, come sono stati i due gol di Luca? Belli. No. Tu ci sei entrato in uno di questi due gol? Uno dei due. Assist. Ma l'altro è stato di punizione. Su punizione? No, è cross, mm-hmm, è rimasta lì la palla. E lui è stato rapace, esatto, d'area di rigore, l'ha messa. Esatto. Va bene, quindi puoi presentare il tuo secondo compagno, vai. Il secondo ospite è Luca Marchesi, sì, la nostra punta, ha giocato con noi ieri. Punta e killer in campo, ovviamente, che ha permesso al Modena di battere per 2-1 il Piacenza. Ti chiedo quindi di lasciare momentaneamente la tua postazione e invece può entrare Luca, che adesso andrà ad intervistare il nostro secondo ospite. Adesso parleremo anche con Luca e ci facciamo raccontare però da lui, intanto che guadagna la postazione centrale. Luca, mi raccomando, la cuffia, perfetto, bravissimo. Già sei andato in automatico, ormai anche Luca è già stato qui con noi. Bentornato. Salve. Beh, com'è stata quindi questa partita di ieri? È molto emozionante, poi era la prima da molti mesi.
due gol al Garilli, insomma, mi hanno detto che su un terreno di gioco bello, prestigioso, ti sei espresso bene. E invece l'altro gol com'è stato, visto che uno è stato in mischia? C'è stato un cross, una mischia, ho fatto un colpo di testa, ho tirato e... è andata in porta, beh, comunque, insomma, i primi tre punti. Grazie a te. Ma so che ci devi raccontare un fatto eccezionale per Next Generation, una novità assoluta. E questo programma mi è piaciuto così tanto, è stato tanto emozionante che ho deciso di metterlo dentro la mia tesi di terza media. Mm-hmm. La terza media, perché mi sembrava un'esperienza comunque da raccontare. Certo. Mi è piaciuta molto. Beh, comunque, insomma, è un bel traguardo, soprattutto per noi, se voi, insomma, giovani ne parlate, perché è un format che è stato fatto appositamente. Molto interessante, comunque molto bello, per comunque un giovane della metà. Poi, insomma, è anche la possibilità di parlare con... sì, con queste persone molto importanti. Certo, con personaggi che possono soprattutto dare... qualche insegnamento prezioso a voi giovani. Intanto che proviamo a metterci in collegamento con il nostro secondo ospite, ti chiedo già, guarda, di presentarlo, visto che ci stiamo appunto mettendo in collegamento con lui. Vai pure. E Danilo Dadda è un imprenditore di Bergamo, sì. È un amministratore delegato della Vanoccini SPA. Sì. E nel lockdown del marzo del 2020 ha avuto una grandiosa idea di progettare un club del libro, sì, chiamato Book Club, nel quale i dipendenti della società espongono i romanzi letti in italiano o in lingue straniere, sì, e durante le riunioni mensili ne parlano, sì, e ha portato un gran risultato, i lavoratori migliorano la propria professionalità e durante le ore di lavoro, oltre ad una crescita culturale dei dipendenti. Perfetto, Danilo, ci sei? Eccomi, buongiorno. Ciao, buonasera, benvenuto a Next Generation. Ciao, è stato... grazie. Ti è piaciuta la presentazione che ha fatto il nostro Luca? Perfetto, bravo Luca. grazie. Ti lascio direttamente nelle sue mani. Vai con la prima domanda. La tua vita da imprenditore era il tuo unico sogno o ne aveva un altro? Allora, sì, il mio sogno da bambino, indovina qual era? Fare calciatore. Calciatore professionista. giocavo calcio, mi piaceva tanto, la mia vita era il calcio e la scuola, però a un certo punto qualcuno mi ha detto forse è meglio che cerchi un altro lavoro, caro ragazzo. Perché con due piedi come due ferri da stiro forse non hai tanto futuro. Allora sono andato a lavorare, quindi ho cercato con tutte le mie forze di fare l'imprenditore. Bello, interessante. Vai Luca. Com'è nata la tua idea del book club? Ma guarda, l'idea del book club è nata da lontano. Mia madre mi ha dato la passione per la lettura quando ero piccolo. Lei leggeva, la vedevo leggere la sera, tardi, a volte durante la notte. E io ho sempre dormito poco e da lì mi è venuta la passione per la lettura che mi ha accompagnato durante tutta la mia vita, un po' a fasi alterne, poi a intermittenza. Però poi il discorso del book club è nato nel periodo del lockdown, quando... qui a Bergamo siamo stati falcidiati dalla pandemia e siamo stati a casa tutti circa 50 giorni e in questi 50 giorni abbiamo intensificato le letture, ma soprattutto si è intensificato il desiderio di stare insieme, di condividere e di condividere anche quello che avevamo letto. È nata lì, poi ha visto la luce a gennaio di quest'anno ufficialmente. E vantaggi porta comunque questo book club ai suoi dipendenti? Allora, quali vantaggi porta? Innanzitutto c'è il vantaggio di leggere di più, partecipare alle riunioni, in modo così più ampio, più allargato, comporta il vantaggio di uscire dalla zona di comfort e quindi imparare a parlare in pubblico anche, confrontarsi con i colleghi e raccontare oltre che il libro in realtà le proprie emozioni. E poi, perché no, visto che c'è anche un incentivo economico, c'è qualcuno che ci può fare anche dei soldi, comunque
ampliare lo stipendio, farlo diventare più pesante, a parte che il book club rientra in un piano strategico più ampio di gestione delle risorse umane, del capitale umano. Il suo genere preferito di libri? Allora, diciamo che dico, sono andato a fasi alterne, ho letto libri di avventura, ho letto libri di spionaggio politico, ho letto libri che riguardassero i campi di concentramento o i gulag russi, sempre intervallati questi da un filone continuo che sono i libri di management, che sono quelli che preferisco. Di solito leggo un libro di management alternato ad un romanzo, quindi sto in equilibrio da quel punto di vista qua. E in quanto tempo li finisce? Dipende. Allora, ci sono libri che leggo in 3 giorni, alcuni in una settimana, di solito non più di 15 giorni, insomma. Quindi 3-4 libri al mese di solito ce la faccio. E come hai vissuto questo lockdown? Allora, questo lockdown io l'ho vissuto da prima in modo un po' così sconcertato, non credevo ai miei occhi, non credevo a quello che stesse succedendo. Mi riferisco al mese di marzo dell'anno scorso, quando noi abbiamo fermato l'azienda prima ancora che il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte dichiarasse il lockdown ufficiale. Ci siamo proprio fermati perché io ho una cognata che lavora in ospedale, mi dava delle notizie dirette di prima mano che raccontavano una situazione tragica a Bergamo. Quindi siamo fermati e come l'abbiamo vissuto? In modo un po' quasi surreale. Poi quando siamo ripartiti, tutto sommato non abbiamo più avuto grossi problemi, siamo stati molto protetti, molto accorti, abbiamo avuto pochissimi casi in azienda e devo dire che tutto sommato ci è andata bene. Però ci è servito per capire che si poteva cambiare anche un po' il modo di lavorare. Abbiamo tenuto aperto il discorso smart working, adesso chi vuole lavora da casa, magari perché deve gestire i ragazzini, i figlioli. Quindi tutto sommato era meglio che non succedesse, però abbiamo preso anche il buono da questa esperienza. Poi insomma, Danilo, ogni tanto intervengo anch'io perché questo è un aspetto curioso del fatto, anche tu sei di Bergamo, quindi hai vissuto e avete vissuto voi lì a Bergamo probabilmente il momento più difficile delle prime fasi dell'emergenza, no? Immagino che poi comunque gestire un'impresa in una situazione così ci voglia anche una certa flessibilità mentale, insomma non è facile, l'hai detto tu adesso, il discorso smart working ormai in Italia sembra aver preso forse la piega giusta, cioè quella che magari era un po' di anni con un po' di anni di ritardo forse rispetto all'estero, quindi ci vuole anche un po' di flessibilità mentale, un po' di capacità di anticipare i tempi quando si arriva a queste situazioni, no? Assolutamente d'accordo, grande considerazione. Infatti anche da questo punto di vista mi ha aiutato molto tutta la lettura che avevo fatto, cioè la fantasia anche che ti diventa indispensabile nell'affrontare le situazioni di emergenza, il problem solving. Certo. Qui da questo punto di vista devo dire che l'essere stato abituato a leggere tanto, a confrontarmi con quelli decisamente molto più bravi di me, mi ha aiutato a risolvere situazioni che altrimenti ci avrebbero preso in contropiede. Chiaro. Quindi a differenza di molte industrie, siete stati fortunati e bravi a comunque non fallire. Ma guarda, fallire è una parola che non è contemplata nel nostro vocabolario, però ci sta, è molto pericoloso. Diciamo, fare impresa è già duro di suo, poi ti capitano queste situazioni straordinarie all'ennesima potenza, quindi siamo tutti un po' come le foglie d'autunno sugli alberi. Sì. Vai Luca. E tutti i tuoi dipendenti sono contenti di leggere?
risposta secca, no, nel senso che noi abbiamo 85 collaboratori, alcuni si sono buttati a pesce subito sull'iniziativa, in particolare le donne, devo dire, molto entusiaste, sì, veramente sono state le prime, qualcuno è arrivato un pochino dopo, qualcuno so che ci sta pensando intensamente, e so di qualcuno che decisamente mi ha detto che non legge e non leggerà, ma io sono assolutamente d'accordo con Daniel Pennac, liberi di non leggere, certo. Assolutamente, ognuno faccia quello che gli pare. Beh, poi d'altronde siamo in un paese in cui c'è anche qualche esponente politico, non faremo nomi, che si vanta di non aver letto libri per anni, sicuramente gli esempi che passano tante volte non sono così positivi da questo punto di vista. Sono d'accordo, io non lo direi, non andrei a sbandierare in giro che non si leggono libri per anni, però se lui la faccia pure. Certo. Vai, Luca. Cosa dirgli. E qual è la tua squadra preferita? Il Modena, ovviamente. Ah, dai, sono bergamasco. L'Atalanta. Che dire, l'Atalanta a Bergamo è una fede, assolutamente, certo. È una religione, ma insomma, le squadre di calcio per ogni città, in particolare Bergamo si sente molto forte questa passione che pulsa. Insomma, oh, ragazzi, qua quando nasce un bambino gli danno la prima la maglia dell'Atalanta. Non si può sbagliare. Ma tra l'altro, insomma, vabbè, l'Atalanta è la regina delle provinciali, come è sempre stata, insomma, il titolo che le spetta. Ma adesso, come la vedi? Adesso forse non è più così provinciale come un po' di anni fa. Insomma, un po' di stagioni, ormai presenza fissa in Champions, direi che forse si è pronti per un salto di qualità ulteriore? Beh, ragazzi, sì, è vero. Diciamo che è un po' come l'azienda che rappresento, cioè i programmi strategici partono da lontano con una visione e poi di anno in anno si costruiscono i grandi risultati. È un po' la metafora sportiva, la metafora aziendale, la stessa cosa. Tu hai dei piani, li porti avanti, e se c'è il condottiero giusto al comando e si avvale della collaborazione di gente in gamba che segue la sua visione, nel corso degli anni possono succedere cose bellissime, puntando soprattutto sulla risorsa più importante che abbiamo, le persone. Allora possono succedere cose incredibili. L'Atalanta stessa, se andassimo ad analizzare nome per nome, probabilmente troveremmo degli individui che forse l'anno scorso, due anni fa, prima di arrivare all'Atalanta, non sapevamo neanche chi fosse. Chiaro. Ma certo. Invece stanno facendo cose straordinarie, al pari di compagini più blasonate, con nomi altisonanti, che invece magari sono in difficoltà. Certo, poi tra l'altro ieri è sfumato per un passo il sogno di chiudere al secondo posto, che comunque sarebbe stato il miglior piazzamento nella storia dell'Atalanta. Sì, questo è vero. Poi hai visto che sì, sono arrivati forse un pochino scarichi, certo, un po' stanchi, e poi tutto sommato i due gol li ha fatti ancora un atalantino. Sì. Ecco. Chiamola esatto. Così. Esatto. No, ma sono stati molto bravi. E complimenti al Milan, che ieri ha fatto una gran partita. Ti dico che qui ci sono non infiltrati, ma ci sono vari tifosi milanisti, sia chi collabora a questo programma, che ovviamente è felice ed è qui accanto a me, che anche qualcuno dei ragazzi, quindi oggi li vedo particolarmente contenti. Beh, dopo un po' di anni forse ci stava anche questo, ovviamente. Dopo tanti anni di sofferenza, esatto. Ci sta. Bravo, io sono contento per Stefano Pioli, che mi sembra una brava persona, sì, vero. E che mi pare meriti di godersi questo successo. Bravo uomo, e fare l'allenatore sappiamo che non è il lavoro più facile. Certo, no? Soprattutto in un club come il Milan. Vai, Luca. Per te, hai raggiunto la vetta con la tua industria o manca ancora qualcos'altro? Per quanto mi riguarda, la vetta non è mai raggiunta, perché le ambizioni sono grandi. Io sono colui che conduce la squadra per un
periodo di tempo, la porterò fin dove posso, e sicuramente però l'azienda, l'industria come l'hai chiamata tu, trascende da quella che è la mia presenza, quindi va oltre, per cui diventerà più grande, ci sono dei programmi ambiziosi, quindi alla vetta è ben lontana dall'essere raggiunta. E per te nelle scuole dovrebbero aggiungere delle ore di sola lettura? Allora, domanda tosta questa qui. Io, guarda, sono stato studente, studio ancora per tanti versi, ho dei figlioli che sono ancora, uno sta finendo il terzo master in finanza, per cui è ancora quasi studente e lo è stato fino a poco tempo fa. Allora, che dire, ci sono delle scuole, quelle che ho visto io, che tengono gli studenti veramente sotto pressione potente. E quindi aggiungere dell'altra roba, ma non lo so. Io, guarda, quelle che ho visto io, un paio di licei scientifici bergamaschi che sono molto severi, no, non aggiungiamo nient'altro, perché sennò sti ragazzi, poverini, veramente scoppiano. E ho visto i miei due figlioli arrivare alla fine del liceo veramente scoppiati. Vai Luca. I libri che vengono esposti sono anche di lingua straniera? Allora, l'elenco dei libri che ho lanciato da leggere, si comprendeva anche qualche titolo in inglese. Le scelte che sono state fatte da coloro che li hanno presentati finora sono tutti testi in italiano, però c'è qualcuno che mastica molto bene l'inglese, che so che ha puntato su qualche libro in lingua inglese, e questo mi fa molto piacere, perché insomma è evidente che io posso anche limitarmi ad essere bilingue italiano-bergamasco, ma un giovane oggi non può non conoscere l'inglese come fosse l'italiano, quasi madrelingua, quindi stiamo cercando di spingere anche da questo punto di vista, quindi ci sono anche testi in inglese, sì. Poi tra l'altro mi sembra di capire che chi legge testi in inglese ha dei bonus maggiori da questo punto di vista, no? Quindi lingua sia... Lo stimolo in più è questo, diciamo, no? Il denaro, ecco. Beh, sì, raddoppia il premio di default. Ecco. Sai che 100 euro se leggi il primo libro, e se certo. Presenti, 200 il secondo, 300 il terzo se sei un lettore seriale. Certo. E se il testo e la presentazione sono in inglese, raddoppiamo il premio. Mm. Però il vile denaro noi l'abbiamo messo come incentivo, certo. Ripeto, in un piano di incentivazione un po' più ampio. Però devo dire che i miei collaboratori stanno facendo tutto questo con grande entusiasmo, e non per il premio in denaro. Per tutt'altre ragioni. Questo mi riempie di gioia. Si crea un circolo virtuoso, ecco, mi viene da dire, perché chiaramente il premio in denaro è lì come incentivo, ma poi magari si spinge anche chi, dicevi anche tu prima Danilo, anche chi magari non è un lettore seriale, a iniziare magari ad avvicinarsi un po' alla lettura, sì. Che è un hobby molto utile. Sì, assolutamente sì. Sì. Anche lì si esce dalla zona di comfort, ci si organizza, un altro aspetto molto interessante, al di là del public speaking, sì. Ci si organizza il tempo in modo da ricavarsi quella mezz'ora al giorno per leggere un po'. E anche questa è una cosa interessante. Sì. C'è chi magari so che si ricava la mezz'ora serale prima di andare a dormire, c'è chi se la ricava la mattina, c'è chi se la ricava durante l'ora pranzo, anziché, che ne so. Perché ci rendiamo conto che tutti noi abbiamo 24 ore al giorno da gestire. Certo. Spesso e volentieri il tempo viene sprecato. E quindi questo fatto può incentivare, stimolare tutte le persone anche ad una migliore gestione del tempo. Poi insomma mi sembra di capire che serve molto anche per lo sviluppo di certe skills che in azienda poi servono, perché tu hai detto bene, il public speaking è importante, anche tanti altri aspetti, lo stesso insomma leggere che apre la mente e ti permette, l'abbiamo un po' nominate tutte durante questa intervista, no? Sì. Il problem solving che
agevolato dal leggere. Magari potrebbe anche diventare un modo di cambiare i corsi di formazione, perché no? Perché in azienda ormai si fanno corsi di formazione, e lo sappiamo benissimo, più o meno tutti uguali, e magari spesso non servono a nulla. Magari invece questo può servire come un tipo differente di formazione del dipendente. Sono d'accordo, sì, è vero. Questo invita e stimola anche nell'ambito della gestione dei corsi di formazione a rendere partecipe in modo più attivo lo studente, sì, che oltre che leggere e imparare deve anche mettere in pratica subito, trasferire quello che ha imparato più o meno immediatamente, e condendo il tutto anche con le proprie emozioni. E questa è una cosa strepitosa. Certo. Vai Luca. Questa iniziativa la vorresti consigliare a qualche altra azienda o vorrebbe tenere solo per sé? Ma guarda, io uno dei miei valori personali, che poi è diventato anche uno dei valori aziendali, è la condivisione. Io da sempre, ecco, questa è una caratteristica che mi contraddistingue, quando leggevo un libro morivo dalla voglia di andare a confrontarmi con i colleghi, gli amici: ho letto questo, tu cosa ne pensi? Proprio una gran voglia. Quindi figuriamoci se non desidero che questa iniziativa contamini il maggior numero, certo, di persone, di aziende. Adesso poi io pensavo di aver fatto una cosa assolutamente normalissima, invece evidentemente tanto normale non è. Ha preso l'onda questa notizia, è diventata virale, e mi auguro proprio che uno dei risultati sia che tante aziende possano adottare questa iniziativa qua. Me lo auguro di cuore, veramente. Grazie. Ti ringraziamo ovviamente, Danilo, per essere stato con noi. È stato molto interessante, anche perché abbiamo parlato di questo, insomma, di questa novità. Forse dicevi bene tu, ha preso questa onda, ormai è diventata, insomma, nota a tutta Italia. Probabilmente anche la situazione ha agevolato, perché comunque queste iniziative innovative con la situazione Covid vengono pubblicizzate un po' di più, quindi buono, bene così, direi. Ah, assolutamente sì, sono lusingato, sono felice, mi fa molto piacere, vi ringrazio per avermi contattato, vi ringrazio a nome di tutti i nostri collaboratori, e quindi bravi, bravi voi, davvero. Grazie Danilo, ti faccio salutare ancora da Luca. Ciao Danilo, grazie per essere stato con noi. Ovviamente quando ti capiterà di essere qui a Modena, speriamo in tempi migliori, ti aspettiamo qui in radio, perché no? Grazie, mi farà sicuramente molto piacere. Modena ci passo spesso, quindi, perché studio a Bologna con la mia squadra di consulenti, quindi da Modena passo spesso bene, volentieri. Bene, buono a sapersi, quindi ne approfitteremo senz'altro, Danilo. Ciao e grazie, buona serata. Ciao, buona serata. Buona serata a voi, ciao. Beh, Luca, abbiamo fatto questa chiacchierata con il nostro Danilo Dadda, insomma ci ha raccontato di questa, un'iniziativa particolare, no? Sì. Vedi, quindi non una cosa così comune, così scontata, lui l'aveva data per scontata addirittura, perché pensavo di non aver fatto niente di speciale, invece effettivamente non è così scontato in Italia proporre la lettura. Fortunatamente ogni tanto c'è qualcuno che ci prova. Ti ringrazio, ti sei divertito? Sì, moltissimo. Beh, allora sei stato l'ultimo intervistatore di questa stagione, ti dico, tra l'altro, visto che andiamo a chiudere adesso, per cui ti puoi fregiare di questo titolo. E ovviamente ricordiamolo, tu hai intitolato la tua tesina. Sì, a Next Generation. Hai parlato del progetto Next Generation, il che è un ulteriore attestato di stima. Quindi ti ringrazio, puoi lasciare la postazione. Grazie, e ci salutiamo. Ciao Luca, grazie. Ovviamente adesso rientra Filippo, andiamo in chiusura di questa nostra ultima puntata. Prima di chiudere, poi adesso saluteremo Filippo, poi avremo un ospite speciale qui di fronte a me. Beh Filippo, allora, intanto sei l'ultimo speaker di questa stagione, quindi anche questo è un titolo per te del quale puoi fregiarti senza problemi. Però prima di salutarci, ovviamente ricordiamo a tutti i nostri ascoltatori dove, quando ovviamente poi torneremo in onda, ma dove ci possono ascoltare e riascoltare questa puntata.
Ok, in onda si va dal lunedì sera dalle 19 alle Sì. 20 sul sito Radiamo, sulle pagine del Modena FC o sul canale Facebook di Radiamo, oppure può essere seguita dall'applicazione gratis sia per iOS che per Android, sia del Modena FC che di Da Radiamo. scaricare entrambe, ovviamente. Esatto, e su 1912 Station, il canale ufficiale di Modena FC sulla piattaforma Spreaker. Spreaker, mi piace che tu lo dica con questa precisione. Ok, Filippo, intanto ci salutiamo qui, ovviamente, e grazie per essere stato con noi. Grazie Ti a te. ritroviamo, ovviamente, quando tornerà Next Va Generation. bene, Beh, va bene. prego. Volevo presentare Sì. Edoardo Pagani, Esatto, che è qui esatto. con Che è noi. il nostro ospite speciale che guadagnerà la tua postazione. Quindi grazie Esatto. Filippo per essere stato Grazie a con noi e voi. buona serata. Arrivederci. Ok, quindi adesso, come detto appunto dal nostro Filippo, un ospite speciale perché c'è il nostro Edo Pagani che è chi lavora dietro le quinte di questo programma, perché voi lo vedete, lo intravedete. Buonasera Edo. Buonasera, Salvo, buonasera. Oh, allora, Edo che potete ascoltare tra l'altro nei podcast che vanno in onda sui canali social del Modena. Parlacene un po', perché questa è Allora, un'esperienza nuova, no? sì, questa è un'altra idea del mio collaboratore, quindi responsabile dell'area comunicazione, Antonio Montefusco, Sì. che era già un'idea per il prossimo anno, ma noi l'abbiamo voluto anticipare a quest'anno. E cioè trasmettere un podcast giornaliero dove diamo le notizie sugli allenamenti in prima squadra e possibili, quindi anche in questo caso playoff, ma anche gli aggiornamenti del settore Certo. giovanile, come le gare, ma anche gli appuntamenti fino ad ora di Next È Generation. anche un modo, insomma, per stare più vicini E ai stare sempre tifosi. aggiornati, sì, bravo, anche col fatto del Covid, i tifosi Chiaro. non potendo venire in stadio, in qualche modo si possono sentire più vicini alla squadra. Certo, è un modo, insomma, giusto, dicevi tu adesso, per stare vicini ai tifosi in un momento così particolare. Ma Esatto. abbiamo in collegamento il tuo collaboratore, come lo hai definito, Antonio Fatto Montefusco. così. Ci sei? Sì, sono l'umile collaboratore di Edoardo Pagani. Bene, Antonio, intanto buonasera. Ben trovati ragazzi, ben trovati. Come stai? Ci hai ascoltato questa puntata di Next Generation? Sì, l'ho ascoltata e vi devo dire che mi è venuto un groppo alla gola perché comunque oggi cale il sipario sulla prima stagione. Noi saremo un po' come la casa di carta, stiamo già lavorando alla seconda e poco fa ho pubblicato sui nostri social un ringraziamento a tutti quanti. L'ho spedito a gran parte degli ospiti, il resto lo farà il capo, cioè Edoardo Edoardo, Pagani. ma invece ormai si sono invertiti i Quindi. ruoli. No, allora innanzitutto, vabbè, adesso chiaramente sto facendo l'asino, come si dice in Romagna, e no, è stata veramente una bella esperienza. È andata, diciamo, è andata a confermare quelle che un po' alla volta sono diventate le nostre aspettative. Perché sapevamo di avere in mano un'idea, sapevamo di avere dei ragazzi intelligenti, sappiamo di avere una società forte alle spalle che crede nei progetti che proponiamo a livello di Esatto. comunicazione. Abbiamo trovato l'idea, lo ricorderò sempre, ce l'ha data la radiolina del nostro grande maestro di vita che è Mauro Melotti, responsabile del settore giovanile. Lui ha di quelle radioline, forse tu Salvo sai di cosa sto parlando, forse lo sa anche Edo, perché Sì, probabilmente quello. ce l'aveva nonno Nardino, quelle radioline dove si tira sull'antenna. Mauro Certo. c'ha questa radiolina sulla sua scrivania e da lì è nata l'idea nel momento in cui cercavamo un progetto che fosse realmente utile per i ragazzi. L'abbiamo trovato nella radio, che è un idioma universale che nel corso dei secoli è stata inventata a pochi chilometri da qui da Guglielmo Marconi. Esatto. Quindi diciamo che abbiamo sfruttato la corregionalità di questa grande idea che è diventata un idioma mondiale, che ha saputo riciclarsi ogni volta che sulla propria strada ha trovato un competitor forte, partendo dal Vero? Sì. cinematografo, passando dalla televisione, è riuscita a tenersi a galla con internet e poi con internet ha saputo addirittura
ampliare il proprio messaggio, perché oggi in questo momento ci possono tranquillamente ascoltare, cosa che succede con i nostri podcast, dal Brasile, dal Venezuela, da altre città dove probabilmente ci sono dei tifosi del Modena che per motivi di lavoro sono in questo momento dall'altra parte del globo. Quindi questa è un'idea semplice che tu, Salvatore, e tu, Edo, avete saputo rendere più grande ogni volta. Vi ho dato anche qualche bastonata, perché qualche bastonata ve l'ho data, e poi il resto l'hanno fatto i ragazzi con il loro impegno, con la loro voglia di fare, con la loro voglia anche di essere curiosi davanti a quello che gli è stato proposto. Quindi un grazie a voi due, un grazie a Radiamo, a Luca Bagnoli, ma anche a Roberto Tondelli di Sportmore, che ci hanno appoggiato. E poi noi abbiamo già cominciato a fare la wish list per il prossimo anno degli ospiti, e poi ci sono state delle belle sorprese, senza nulla togliere a tutti i ragazzi che hanno partecipato, perché ci sono stati alcuni che veramente sono diventati un po' delle colonne portanti di quella che è stata la trasmissione, e qualcuno di questi ogni tanto darà il cambio a Edo nei podcast che fa tutti i giorni. È chiaro, Salvo, che ci vorrebbe la tua voce, che Edo non ha. Però si ascolta i tuoi highlight e tutto quello che fai con la tua voce per il Modena, quindi un po' alla volta anche Edo con il suo Dai Gialli, che è stato il suo marchio di fabbrica, è diventato pesante, bravi, quello lì. Come i grandi Anchorman, lui ha il suo marchio di fabbrica, che Dai Gialli. In chiusura, Anto, visto che abbiamo parlato un po' del progetto Next Generation, l'abbiamo detto, ci sono stati grandi ospiti importanti. Ma aspetta un attimo, invertiamo un attimo i ruoli. Te e per Edo, cos'è stata questa esperienza? Dici un po' la vostra. Vai, Edo. No. Tu come ben sai, me l'hai proposta e io ho deciso di portarla avanti, perché anche io ho giocato a calcio, e se avessi avuto la possibilità alla mia età di cimentarmi in uno studio radiofonico con personaggi del genere, ospiti del calibro che abbiamo avuto in tutte le puntate da radio, sarei stato entusiasta. Quindi l'ho portata avanti direi anche con impegno, con il supporto sia tuo, di Salvatore, ma anche di Mauro, perché anche senza Mauro Melotti, che è il nostro responsabile del settore giovanile, sarebbe stato comunque difficile cimentare i ragazzi in questo mondo nuovo. Secondo me non saremmo arrivati a questo punto. Direi così. E io, prima che parli Salvo, voglio ringraziare anche Jacopo Fissi, che è un nostro collega, che negli ultimi mesi ci ha dato una mano con alcuni ospiti. Il resto l'ha fatta l'agenda di nonno Nardino, a cui mandiamo un grande saluto. Però Salvo, voglio sapere il tuo parere, perché secondo me te, dietro, sotto quella barba da duro, lì c'è una cortezza molto fragile, quindi ti stai commuovendo. Ma no, vabbè. Allora, visto che siamo ai ringraziamenti, però abbiamo ringraziato Mauro Melotti, abbiamo ringraziato Jacopo Fissi, io sarebbe voglio anche ringraziare Davis. Bravo, Cianti, esatto. Perché Davis ci ha accompagnato nelle puntate, insomma, di lockdown, in zona rossa, bravo. Quando eravamo in zona rossa, ed è giusto ricordarlo. Ci sta salutando, tra l'altro ci sta seguendo. Beh, dal mio punto di vista, ovviamente, i miei ringraziamenti partono chiaramente da Radiamo, con il direttore Luca Bagnoli, che ha creduto nella possibilità, insomma, che io potessi rappresentare anche Radiamo in questo progetto, e ovviamente in voi, nel Modena, è rappresentato da te, da Edo, che siete all'ufficio stampa del Modena, che siete l'area comunicazione del Modena. Sicuramente per me, insomma, è un attestato di stima avere avuto il vostro supporto da tutti i punti di vista, per cui è stata un'esperienza positiva. Poi ovviamente gli ospiti importantissimi, quello è sempre bello, anche per me, tu Anto lo sai bene, per noi giornalisti poter parlare con personaggi di un certo, insomma, di una certa importanza di tutti i settori, perché abbiamo toccato tutti gli ambiti, no? Abbiamo forse coperto una casella che ci mancava, quella delle imprese, abbiamo parlato con Danilo Dadda, quindi questo è stato stimolante e importante. Ma ti dirò, da un certo punto di vista, forse quello che è stato più stimolante è stato anche lavorare con i ragazzi, perché dicevi giustamente tu, ce ne sono alcuni che sono diventati le colonne portanti di questo programma, tanti altri secondo me potranno anche
diventarlo, ed è bello vedere, insomma, fare da supporto a ragazzi che per la prima volta vengono dietro i microfoni di una radio, e non solo, perché poi c'è già la prima tesina fatta sul nostro progetto, e ne abbiamo parlato, infatti. Ho già detto a Luca e se ci farà avere, certo, una copia, chiaro, perché comunque sa, chiaro, una copia della tesina, perché ovviamente, lo dicevamo, esatto, con Luca, è un fatto eccezionale il fatto di essere entrati nel cuore di questi ragazzi a tal punto da finire in una delle loro tesine. Anto, visto che siamo in chiusura, io sì. Ovviamente tu cosa mi volevi chiedere? Mi volevi chiedere qualcosa? Io cercavo di svicolare, ma mi è venuto in mente la domanda. No, vabbè, guarda, credo che ormai siamo entrati talmente in telepatia da certi punti di vista che ho anticipato la tua risposta, perché effettivamente poi abbiamo parlato degli ospiti, come detto, ma è stato molto importante, credo anche per te sia lo stesso, vedere questi ragazzi al lavoro in questo progetto. Ma guarda, questa è stata la cosa fondamentale, poi che è chiaro che voi li avete conosciuti meglio di me, sì. Io li ho conosciuti vocalmente, ti devo dire che alcuni mi hanno dato anche qualche spunto per un mio nuovo libro che è in uscita, se c'è qualche spunto di qualche ragazzo, qualche sua frase. Ecco, vi devo fare un appunto, non avete mai parlato dei miei libri, non mi avete mai invitato. E io su questo sono molto arrabbiato. Guarda, sarei il primo ospite della prossima pensare bene alla stagione, la seconda. E ti dirò, sarai il primo ospite fisico che avremo qui in studio, perché tanto ti abbiamo già avuto in studio e ti ospitiamo volentieri. Ovviamente. Però la cosa bella è che poi anche, cioè, ne hanno parlato anche i giornali, ne parleranno ancora i giornali. Stiamo facendo fare un qualcosa per i ragazzi che hanno partecipato, quindi gli vogliamo dare qualcosa di fisico per ricordargli questa esperienza, e abbiamo messo un seme, ne vogliamo mettere un altro il prossimo anno, continuando questo progetto, perché comunque la radio non tramonta mai, e in questo progetto è mancata una cosa, ma che non si poteva fare, che purtroppo per i tempi che abbiamo vissuto, era quella di insegnarvi anche a fare i tecnici. Questo sarà il prossimo step che andrà a completare il progetto, e poi, come dicevo prima, abbiamo già una wish list di ospiti da invitare, alcuni sono veramente molto, molto ambiziosi, ma credo che saranno loro a chiederci di partecipare. Quindi il siamo prossimo più anno siamo più ambiziosi. Diciamo che gli ospiti che i ragazzi hanno contattato quest'anno hanno partecipato tutti con molta voglia e con molto piacere. Infatti, quando li ho ringraziati di essere stati con noi, di essere stati insieme ai nostri ragazzi, mi hanno detto che questo per loro è un progetto innovativo e molto, molto, molto interessante. Quindi sono cose che fanno sempre piacere. Senza tralasciare poi il fatto di essere intervistati da dei ragazzi, esatto, che non è una cosa consueta, e magari anche in personaggi insospettabili, perché sono importanti, sono stati intervistati anche da giornalisti importanti, e essere intervistati da un ragazzo ti dà, sai, forse anche quel senso di responsabilità, bravo, in più, perché devi rispondere in un certo modo, sai, di fronte. Ragazzi, sarebbe bellissimo, ma qui non è che possiamo dir molto, magari fare a fine estate una sorta di workshop con ragazzi del nostro settore giovanile e avere qualcuno dei personaggi che sono stati con noi, magari possono presentare un libro, ci possono raccontare l'esperienza, un po' come ha fatto Riccardo Cucchi prima, che secondo me è... molti di noi, quei ragazzi che hanno la mia età, tu, Salvatore, Edo, cioè sono di quei personaggi che conoscono più generazioni, come cantanti, come Vasco Rossi. Se vai a un concerto di Vasco Rossi c'è il settantenne, ma magari c'è il figlio che di anni ne ha 50 e il nipote che ne ha 15 o 20. Ecco, sarebbe bello poter riuscire a mettere in piedi questa cosa, Covid permettendo, ci siamo divertiti. Ci stiamo dilungando troppo, perché sabato devo andare a casa, perché Adriano sta facendo impazzire la mamma, e caro Salvo,
sei diventato anche padre. Ecco, nel frattempo. Hai continuato il tuo percorso che hai intrapreso con noi, sì, mettendoci ancora maggiore carica. Questo ti fa onore, perché è bello, grazie, incontrare persone come te sul cammino della vita. Grazie. Adesso un applauso a Salvatore. Adesso chiudiamo, perché rischiamo veramente di commuoverci. Andate in pace. Allora, visto che andiamo in chiusura, Anto, ti ringrazio per essere stato con noi e, come tutti i nostri ospiti, ti prometto che sarai il primo ospite della prossima stagione, è una promessa. E come direbbe Papa Francesco, buona cena e pregate per me. Ciao Anto. Ciao Anto. Ciao ragazzi. Ringrazio anche te, Edo, per essere stato qui con me questa sera a chiudere questa puntata. Insomma, è un'avventura positiva. Abbiamo lavorato dietro, hai lavorato dietro le quinte. Ma anche con il tuo aiuto, perché senza di te sarebbe stato tutto difficile. Troppo buono. No, è vero, dai, non si può. Non mi vuole prendere tutti i meriti di una cosa che non ne ho. Dai, diciamo no, così. Troppo buono. Grazie per essere stato con noi. Ci rivediamo presto. Grazie a te, Saldo. Ovviamente chiudiamo qui questa nostra ultima puntata di Next Generation. Abbiamo già anticipato un po' quelli che sono i progetti futuri. Chiaramente è un programma che deve guardare avanti, visto che si rivolge ai nuovi calciatori. Speriamo che qualcuno voglia invece intraprendere una carriera diversa, perché no, magari questi microfoni gli abbiano dato lo stimolo, l'idea di proiettarsi verso qualcosa. Ovviamente auguriamo a tutti di diventare calciatori professionisti, non è facile, e per cui ci sono anche altre strade, e speriamo di aver messo quel seme che diceva Antonio poco fa in qualcuno di loro, e magari iniziare un qualcosa, un percorso che prima comincia e ovviamente prima può arrivare a una conclusione positiva. Per questa stagione di Next Generation può essere tutto. Ovviamente restate collegati sia ai social del Modena, dove potete ascoltare tutti quelli che sono i podcast, i programmi, le news, gli highlights del mondo Modena Calcio, e ovviamente restate connessi qui su Radiamo Web Radio, dove ogni giorno potete siete aggiornati sui nostri social, su quelli che sono i programmi, il palinsesto, tante novità anche per Radiamo, e attenzione, perché anche lì ci sono tanti progetti che c'è tanto che bolle in pentola, per cui seguiteci, rimanete con noi, e per quanto mi riguarda, dal vostro Salvo Fratello, per il momento con Next Generation è tutto, ci vediamo presto, ciao!